Ripartire dopo il passo falso di Lucca. Questo è l'obiettivo in casa Rimini, che ospita l'Alessandria. I piemontesi, dopo 4 KO nelle prime 4 giornate, nell'ultimo turno hanno battuto la capolista carrarese, incamerando i primi 3 punti. I biancorossi in classifica sono a quota 7. Tornano nell'11 iniziale Panelli in difesa, Tonelli a centrocampo e Gabbianelli in attacco. A completare il trio offensivo Santini e Vano. La cronaca. Al 29esimo cross di Tonelli per Vano, il cui colpo di testa è ribattuto distinto dall'ex biancorosso Marietta. Al 40esimo rimessa lunga con le mani di Nunzella. Nepi sfiora di testa. Ghiozzi rincorre il pallone. Lo lavora a destra. Poi appoggia per Speranza, la cui battuta è tra le braccia di Zaccagno. Al 7esimo della ripresa la Verone parte da destra. Tacco di Del Carro. Poi altra finezza di Gabbianelli. Il capitano biancorosso scarica per Santini, che prova a piazzarla di destro, alzando la mira di un niente. All'11esimo Regini per Tonelli, che allarga per Santini. Pallone a centroarea per Vano, che spalla la porta, tocca per Pasa. Passaggio filtrante per Tonelli, che pennella un cross al bacio per l'incornata vincente di Gabbianelli, al primo gol tra i professionisti con la maglia a scacchi. È il suo secondo in carriera di testa, ma soprattutto è il gol che regala alla Rimini il meritato vantaggio. Al 23esimo Filip per Galeandro. Ancora Filip, il cui tiro sibila lato di un niente. Al 32esimo Silla si muove palla al piede. Poi serve largo Filip, che serve a sua volta in area Pagani. Ancora Filip riprende la respinta corta della retroguardia biancorossa e calcia. Palo pieno. Al 36esimo Filip stoppa la ripartenza di Del Carro. Avanza, poi va ancora la battuta. Zaccagno para la sua rasoiata. Al 46esimo un colpo di testa sbagliato di Lombardi permette a Santini di involarsi verso la porta. Una volta in area, il numero 29 di Gaburro rientra sul destro e mette in fondo al sacco. 2-0 e quinto sigillo in campionato per Santini. Ma non è finita, perché al 50esimo Santini vince il duello con Checchi su un rilancio da metà campo. Si presenta tu per tu con Marietta e lo supera, completando la doppietta personale. Sesto gol in 5 partite, ha saltato la prima per squalifica per il capocannoniere di questo avvio di stagione del Rimini. Questa volta la mitraglia è sotto la curva est. Finisce 3-0 per il Rimini, che sale a quota 10 in classifica. E domenica prossima visita la capolista Gubbio. Ma prima mercoledì c'è la trasferta ad Ancona per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia. E insomma, qui abbiamo anche dei dati storici tra poco. Tra poco, grazie a Cristiano Cerbara, a Giorgia Bertozzi, diremo un po', perché insomma è un po' un evento raro vedere due vittorie consecutive in casa per 3-0 da parte del Rimini. Dobbiamo andare indietro di parecchi anni. Tra poco lo scopriremo, ma prima scopriamo i nostri ospiti. Allora, è qui con noi il difensore del Rimini, Nicolas Allievi. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Nicolas, in questo momento è infortunato, però insomma lo aspettiamo il prima possibile, perché è uno di quei giocatori che sono stati acquistati proprio per questo salto di categoria del Rimini. Poi c'è il nostro opinionista Davide Baietta. Buonasera Baio. Ciao, buonasera. 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 E infine... Non hai saluti della mamma per Baio? No, la mamma è proprio fan sfegatata, ma se no Baio lo pompiamo troppo. No, allora non facciamo, andiamo a salutarla invece. Che sorriso. Ieri abbiamo avuto anche doppie pagelle, perché praticamente mi arrivano le pagelle di Baio, ma le faceva Cesare, fa... Ah, no, pensavo, non l'ho visto. E la fatta che ho detto, vabbè, stavolta in via del tutto eccezionale facciamo doppia pagella, giusto perché era un 3-0, quindi erano tutti voti alti, altrimenti insomma... Sarebbero volati 4 a destra e manca di qua e di là. Infine, chi c'è qui in studio? Chi c'è? Chi c'è? In collegamento c'è la mia quota rosa preferita, la giornalista del Resto del Carlino, Donatella Filippi. Buonasera. Buonasera. Microfono spento. Questa volta non la sentiamo, però. Poi dopo dice. No, eccomi. Ecco. Ah, dopo dice che la boicottiamo. Dice dopo. No, era andata benissimo fino a qui. Era andata troppo bene. Ma ci voleva, perché sennò dopo la gente dice: se è tutto perfetto, poi sai, invece ci vuole quel. Infatti, così possiamo migliorare. Infatti, no? Quest'anno sono sempre puntualissima, che già questa mi sembra una notizia grossa. È vero, più, è vero. Anche quasi mai muta, a parte stasera. Quindi, buonasera a tutti. Buonasera, allora
Donatella, insomma, ieri parlavamo anche dell'abbigliamento dell'ex Rimini Marietta. Il metal meccanico. Ci siamo concentrati anche su questo aspetto durante la nostra radiocronaca. Ricordiamo tra l'altro che tutte le partite del Rimini in casa, fuori, campionato, Coppa Italia, sono trasmesse in diretta da Radio Icaro, quindi appuntamento anche a mercoledì alle 14.30 dal Stadio del Corone di Ancona per questa diretta della Coppa Italia, primo turno eliminatorio. Però dobbiamo anche dare dei dati statistici che richiamano anche però un dato legato anche al look, all'abbigliamento del Rimini. Allora, seconda vittoria consecutiva in casa per 3-0 per il Rimini, dopo quella con l'Olbia arrivata, come abbiamo visto anche dalle immagini, quella con l'Alessandria, che si deve inchinare alla legge del Romeo Neri, che speriamo insomma diventi una vera e propria legge, così come è stato anche per la passata stagione. Per trovare un'altra doppia vittoria consecutiva, sempre con questo punteggio, casalinga, bisogna andare indietro addirittura di 60 anni, quindi dobbiamo andare al 62, e qui ancora non era nato nessuno di noi, che Beri non di sicuro è proprio lontanissima dal anni, ma neanche i miei genitori. Neanche i genitori, ma neanche né io né te, Baio, che siamo i più anziani qui. Era tra l'altro l'anno delle maglie azzurre, che sono state riproposte proprio quest'anno, tra l'altro, come terza divisa. Era il campionato 62-63, le partite furono Rimini Civitanovese e Rimini Pistoiese, prime due gare casalinghe, tra l'altro, della stagione. Parlando di Serie C, questo è l'unico precedente in termini assoluti nel campionato scorso, bisogna ricordare i successi su Sasso Marconi e Bagnolese. Dobbiamo tornare poi indietro fino al campionato successivo, a quello che abbiamo citato poco fa, quello 62-63, quindi il campionato 63-64, per trovare l'ultimo giocatore biancorosso capace di realizzare due doppiette di fila in casa in Serie C. Ci riuscì Morelli nel 64, in termini assoluti invece, questo lo ricorderanno molti appassionati biancorossi, ci ha pensato Alex Bonaventura in eccellenza nel 2016-2017, insomma quando segnò tantissimi gol contro Sasso Marconi e Sampierana. Ringrazio ancora soprattutto Cristiano Cerbara per i dati, diciamo, statistici tecnici, e Giorgio Bertozzi invece per quelli dovuti proprio al colore delle maglie, insomma Giorgio si ricordava bene questa particolarità. E Donatella, queste sono connotazioni anche importanti, insomma, questo ritorno a questo doppio 3-0 casalingo, guarda caso proprio nell'anno in cui era in voga quella maglia che poi è stata richiamata dalla terza divisa del Rimini di quest'anno. Sai che io con i numeri sono un disastro, difatti mi sono perso dopo le prime 15 parole che hai detto, okay. Però è vero che alla fine riuscire a trovare due vittorie consecutive così importanti in casa, oltretutto con una doppietta realizzata poi dallo stesso giocatore, penso che sia non una cosa che capita tutte le stagioni, ma evidentemente non tutte, ma 60 anni fa hai detto, giusto? Dico bene? Sì, 60 anni fa, sì. Ecco, quindi insomma, Tondi. Bene, allora, Nicola, se innanzitutto quanto si soffre a vedere i compagni in campo? È tanto, vero? Tanto. Ti riesci? Tanto, molto. Purtroppo sì. Però vedere comunque i ragazzi che fanno partite del genere, fanno queste vittorie qua, almeno mi rende un po' meno così, dai. Come stai adesso? Quando ti rivedremo in campo? Adesso sto recuperando, sto continuando il lavoro di riabilitazione e spero di rientrare presto, spero una ventina di giorni massimo, 25, e spero di essere di nuovo insieme ai ragazzi. Ecco, la difesa però si è comportata molto bene ieri, perché a parte, diciamo, quel palo, per il resto non ha concesso di fatto null'altro, insomma davvero molto. Poco. Sì, ma non avevo dubbi, nel senso che comunque sono tutti giocatori validi, anche i miei compagni di reparto, e non solo, perché se la squadra non ha preso forse un tiro in porta è merito di tutti i ragazzi, insomma di tutta la squadra, del lavoro che si fa tutti insieme. Certo, la copertura ha funzionato, però c'è un dato anche statistico, se vogliamo, un altro dato statistico che riguarda invece che in campo, insomma, questa coppia centrale che forse all'inizio del campionato non ci aspettavamo, proprio per la presenza di giocatori come lo stesso Nicolas che è qui in studio, è anche dovuta probabilmente, insomma, al fatto che lui sia fuori, anche dei problemi anche fisici, però insomma Pietrangeli Panelli sta funzionando, così come del resto ha funzionato anche nella passata stagione, però qui in Serie C sta funzionando bene, perché quando sono in campo loro due il Rimini riesce
a mantenere la porta inviolata. Beh, diciamo che innanzitutto si giovano di un anno di esperienza insieme, e questo sicuramente a livello di automatismi non guasta. Prima della trasmissione parlavo con Nicolas appunto del fatto che, sai, arrivare come è successo a Gigli, a Lucca, ed essere subito gettato nella mischia, per quanto uno possa essere preparato, allenato, eccetera, con gli automatismi che servono nella coppia dei centrali, che credo sia di tutte le varie combinazioni di una squadra di calcio forse quella che ha più bisogno di avere questo tipo di sincronismi. Forse la più delicata, insomma, sì. Perché se magari basta un minimo errore che prendi gol, quindi avere affiatamento col proprio compagno di reparto sicuramente aiuta. Sì, soprattutto in quel reparto, perché si gioca piuttosto vicini. Eh sì, e tra l'altro poi è l'ultimo baluardo quel reparto prima di arrivare in porta, no? C'è solo il portiere, dopo che insomma molte volte è chiamato a fare eventualmente miracoli se poi quel reparto viene saltato. Tu sei un giocatore anche di grande esperienza. Ecco, vorrei chiedere da difensore un giudizio su questo Nicola Pietrangeli, che insomma sta facendo molto bene anche in Serie C dopo aver fatto benissimo anche nella passata stagione. Sì, sì, ma hai detto bene. Pietra è un giocatore molto forte, l'ho visto già dal ritiro. I ragazzi me ne avevano parlato bene, l'anno scorso è finito in crescendo e devo dire che quest'anno si sta confermando e penso abbia tutte le carte in regola per poter fare una carriera molto importante. Ecco, Donatella, che partita è stata ieri? Perché è stata una partita, come poi ha detto anche Gaburro, poi sentiremo anche il suo dopogara, comunque dalle facce anche diverse, no? Dei momenti diversi. Sì, cioè diversi, perché poi Rimini ha avuto quella parte centrale del secondo tempo nella quale effettivamente ha fatto più fatica, subendo il ritorno dell'avversario e pagando anche una difficoltà fisica, perché abbiamo visto alla fine tanti giocatori veramente stanchi. Ed è praticamente il momento in cui Rimini ha corso quell'unico rischio, che però è stato bello, bello gigante, perché insomma abbiamo avuto tutti un brivido importante in quel momento lì, anche perché era un momento delicato della partita e probabilmente subire il gol del pareggio in quel momento sarebbe stato insomma deleterio, anche per quello che avevamo visto in tutti i minuti prima, perché c'è da dire che Rimini quella partita l'ha presa in mano e l'ha condotta quasi dall'inizio alla fine, se togliamo quel periodo di difficoltà. È vero. Ho sempre un po' la stessa impressione, non so voi, ma io ho sempre un po' questa impressione che Rimini faccia fatica durante la partita in determinati momenti a, non lo so, capire come vanno le cose. È un po' sempre quella la sensazione che ho, pur non subendo effettivamente niente. Pensiamo alla partita di ieri, Alessandro ha fatto poco, molto poco. Però i famosi momenti di cui parliamo sempre, adesso quest'anno vanno di moda molti momenti della partita, però il Rimini non li sa leggere perfettamente, almeno non so se è una questione di atteggiamento, non so cosa sia lo specifico, però mi dà questa impressione qui. Ecco, dopo con i cambi però Baio e Rimini diciamo, è riuscito a ritrovare anche quella anche freschezza atletica, anche secondo me, che in quel frangente era venuta anche un po' a mancare. Sì, facevo una riflessione ieri che era questa. Ieri si sono incontrate due squadre, l'Alessandria da una parte, che penso sia l'età media più bassa del girone, contro il Rimini, che aveva 5 anni in più di età media, perché il Rimini sfiora i 30. E questo può anche avere il suo peso, soprattutto in una giornata come quella di ieri, piuttosto afosa per il periodo. Estiva più che sì. Cioè, autunnale. Era, certo, proprio, sì, sì. Era proprio un, sì, caldo, un caldo di quelli, sì, sì, che un po' ti tagliano le gambe. Adesso non voglio dire che questa sia la spiegazione, però ci ho pensato e è chiaro che può avere anche questa cosa un po' il suo peso. È chiaro che il fatto che Rimini ancora non sappia snocciolare alla perfezione tutti i vari spartiti in cui si può declinare una partita è una delle cose che dice anche mister Gaburro. È ovvio che soprattutto quando l'11 in campo ancora
schiera molti giocatori che sono nuovi quest'anno, è ovvio che cinque o sei partite e non ti danno quell'assemblaggio che può avere una squadra che magari gioca insieme da, sì, da più tempo. E queste sono cose che si acquisiscono con l'andare del campionato, insomma. A te è piaciuto l'atteggiamento dei tuoi compagni, diciamo, nell'arco dei 90 minuti? Sì, ma assolutamente sì. Io credo si sia fatta la partita dall'inizio alla fine. Poi normale che su 90 minuti, magari essendo già in vantaggio, hai un momento in cui ti abbassi e in cui l'avversario prova a reagire, anche perché mi sembravano, una volta subito il gol loro, mi sembravano forse un po' più spensierati, perché non avevano forse più niente da perdere, quindi hanno provato magari ad attaccare un po' di più. Capire di più i momenti è sicuramente una cosa che, su cui dobbiamo lavorare, ma credo anche che sia una questione di tempo e di maturità di squadra. Poi va fatto in fretta questo passaggio, però penso sia abbastanza normale, ecco. Tante riflessioni anche da parte dei nostri amici da casa. Prima andiamo però da Bike Service e poi rivediamo uno dei momenti importanti della partita e spazio alle domande. Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58. Eccoci nuovamente insieme, allora. Come promesso andiamo a vedere il momento che poi ha spaccato la partita ed è il gol del vantaggio del Rimini, griffato a Gabbianelli, il primo gol tra l'altro tra i professionisti con la maglia scacchi per il numero 10 di Gaburro. Andiamo a vedere l'azione con l'aiuto della regia, perché è stata molto bella l'azione, partita si è sviluppata sul settore di sinistra con questo bel traversone di esterno da parte di Santini, poi l'appoggio indietro di Vano, l'imbucata, il cross perfetto di Tonelli e la girata di testa altrettanto perfetta direi da parte di Gabbianelli, che insomma ha dimostrato comunque, anche se non è la sua specialità, di saperci fare, no? Perché qui insomma ha girato proprio da centravanti il pallone in rete. Ecco, torno da te Donatella, perché questo è stato un gran bel gol anche per come è stato costruito, poi stiamo rivedendo anche nel replay questo bellissimo passaggio di Pasa per Tonelli e il cross perfetto di Tonelli. Sì, è stato molto bello per costruzione. Ma devo dire che da questo punto di vista ieri, secondo me, il Rimini forse ha giocato la sua miglior partita a livello di manovra, anche quella con l'Olbia, devo dire che però ne abbiamo viste tante di queste azioni, anche in velocità, e poi insomma Nicolas potrà confermare che quando si gioca in questo modo qui, quando l'azione è così avvolgente, i difensori fanno fatica. Confermi? Sì, beh, sicuramente. Anche perché si può smentire Donatella Filippi, eh? No, no, ma poi è andato è di per fatto, Malosa, dopo è Pagelle, dopo ne risentono, eh? Per carità, no. Non è vero, cercate sempre di mettermi in cattiva luce, ma assolutamente no. Ma no, ma stiamo scherzando, Donatella. Allora, andiamo, dopo che abbiamo rivisto il gol e anche l'esultanza, andiamo a sentire, poi andremo a sentire anche tra l'altro i protagonisti di questa gara in campo, però prima sentiamo il protagonista in panchina, ovvero mister Marco Gaburro. Il risultato sicuramente è molto bello e bisogna goderne, come di solito cerchiamo di fare quando riusciamo a portare a casa i tre punti, magari anche con un risultato rotondo, perché comunque soltanto la curva, senza togliere tutto il resto dello stadio, che sono stati tutti vicinissimi, penso che meritassero anche di gioire qualche volta in più, e quindi molto bene questo. È una partita complicata come sapevamo, e quindi quando poi gioisce alla fine è una cosa positiva, che devi prendere come buona, anche se poi la partita in sé è stata fatta di fasi diverse, dove non in tutte siamo stati all'altezza di quello che probabilmente serviva, però alla fine insomma siamo contenti così. Rinfrancante, ma noi non eravamo particolarmente giù di morale, abbiamo fatto una partita, come tutti hanno visto, anomala, quel di Lucca, e dovevamo tornare a quella che era una normalità nostra,
che in casa chiaramente riusciamo a trovare di più, perché comunque il campo è un campo che permette di giocare, che permette di muovere palla. E secondo me oggi per un'ora noi abbiamo cercato di fare quello che si doveva fare fino al gol. E poi se andiamo a vedere la partita, le fasi della partita, il primo tempo secondo me è stato molto simile a quello che mi aspettavo. Bisognava trovare poi il colpo all'interno del primo tempo. Marietta è stato bravo nella situazione, un altro paio di volte non siamo riusciti a fare gol per poco. Però era una squadra fastidiosa, perché comunque negli spazi, soprattutto sulla palla lunga, avevano fisicità davanti e bisognava non sbagliare niente sulla prima, sul primo intervento, per comunque non rischiare, perché comunque se sbagliavi qualcosa nel primo intervento, poi loro lì potevano darti un po' fastidio. E Rimini, insomma, non ha sbagliato su questo primo intervento che cita mister Gaburro. Andiamo con qualche messaggio da casa? Vittoria del Rimini con l'Alessandria e con doppietta di Santini. Poi, davvero sportivo riminese, mi piace vedere quella squadra innominabile in classifica sotto di noi. Ok, abbiamo capito. Sì, ha capito tutto. Poi, per prima cosa, sempre forza grande gabbia. Capisco il tuo sfogo nel dopopartita. I tifosi veri hanno la memoria lunga. Poi, azione da mai dire gol. Incornata a colpo sicuro di Vano, che invece c'entra la pelata di Santini e palla sul fondo clamoroso. Non ci posso credere, comunque finché c'è Santini c'è speranza. Baio, ottimo anche come radiocronista, ma le tue fans ti preferiscono dal vivo che in video bianco-rosso. Ne chi sono molte? Le tue fans? Che ne ha molte. Le bianco-rosse che... Le bianco-rossine bianco-rosse. Di Baio. Cosa devo non si dire, sa, non grazie. Lo sai, non lo sai. Fateselo sapere. Adesso scrive mia mamma come minimo. Adesso arriva il messaggio di mia mamma. Adesso arriverà anche una delle tue fan, arriverà con il suo messaggio. Allora, sì, difatti, non l'abbiamo visto nel servizio, non è stato messo, non sappiamo per quale motivo quell'episodio però abbastanza clamoroso. Il momento, Roby, perché eravamo lì a fare la cronaca. E ho percepito qualche santo in tribuna, qualche santino. Perché in effetti era una cosa clamorosa, perché so, è stato questo cross, colpo di testa di Vano, praticamente per noi tutti era un gol verso fatto, la porta, e era nell'area piccola. Purtroppo si è girato, poi gli ho detto come faceva, insomma non si poteva certo spostare insomma da lì, perché era proprio sulla traiettoria, quindi è stata sfortuna insomma, se vogliamo, in questo caso. Però era un'altra occasione per i Rimini, che poi insomma si dice quell'occasione che poi hanno legittimato il vantaggio che è arrivato qualche minuto dopo. Beh sì, anche bellissima quella doppia triangolazione partita dalla Verone che si è accentrato insomma. E sì, con Santini che ha avuto un'altra occasione, sì. Ha sbagliato un gol che secondo me non era complicatissimo fare, la palla gli sfilava bene, l'ha incrociata. Anche se poi insomma fuori. È andata no, ci può stare. Sopra la traversa però, di ma anche 20 quella centimetri. Secondo me è una chiarissima è una grande occasione. Sì, sì, sì. Certo, no, ma sono d'accordo. Allora, andiamo a sentire a questo punto, prima c'è questo messaggio, leggiamolo perché così posso rispondere. Roby, fai fare le pagelle sempre a Baio. Marco Distinti. Ah, Marco vuole le tue pagelle. Ieri abbiamo detto che è stata una questione, però Baio ha in serbo una rubrica che prima o poi forse partirà, che non sono i voti, perché i voti sono del nostro Cesare Trevisani ed è giusto che li tenga lui. Poi Baio, quando non c'è Cesare, provvede come ha fatto ieri pensando non arrivassero le pagelle. Però aspettiamo Marco questa rubrica. Sai che ho avuto diciamo impegni lavorativi, però prometto che adesso che mi sto appianando mi metto. Promettilo a Marco di Distinti. Prometto Marco, promesso, guarda. Promesso. Allora andiamo a sentire anche se vuole. Non abbiamo capito? Ho detto che se vuole può fare le mie Baio di pagelle, gliele cedo. Non si tiene così tanto. Per te questo allora, è altro Don. I giocatori penso che ne potrebbero trarre giovamento. Sì, ma non è vero. Perché la Donatella è severa. La Donatella è severa, voto cioè. Severa ma giusta. Quando l'ho data io, il suo commento è stato: ma tu sei troppo buono per dare le pagelle, non le puoi dare perché... No, io ho detto che tu le pagelle non le puoi fare. Cioè, non le posso fare perché sono troppo buono, mi hai detto che... Devo abbassare la media, se no dopo uno le paragona e dice guarda che bravo Roberto che mi ha dato 7,5 e invece mi ha dato 5,5. No, non le puoi fare perché sei buono d'animo, quelli buoni d'animo non possono fare le pagelle.
Quindi io le pagelle non le devo fare più. Cioè, ma mettetele in testa, tu e adesso, infatti adesso sulla strada è, come sei buono d'animo, Baio. ha detto no, che le pagelle. Ho preso anche i miei nomacci, Roberto lo sa. Certo, tempo perché addietro. È capitato, Poi facevamo anche un'altra rubrica, insomma, che in cui comunque... Un baio di consigli. Un baio di consigli. Un baio di consigli. Eh sì, perché c'è chi dà un paio, noi diamo un baio di consigli. Bellissimo. Allora, andiamo a sentire qualcuno serio, dopo aver Fabio Carlo Rebuffi, poi perlomeno immaginiamo, perché non lo conosciamo, però scherziamo, ovviamente il tecnico dell'Alessandria. Sentiamo che cosa ha detto nel dopogara. Partita... Nel primo tempo, a mio avviso, ha visto il Rimini superiore a noi. Non siamo stati aggressivi come avrei voluto e come avremmo dovuto essere. Migliore l'approccio nel secondo tempo. Abbiamo avuto anche 20 minuti discreti, abbiamo avuto anche delle occasioni per pareggiarla. E poi la partita non deve finire 3-0, ma per una crescita nostra, perché loro comunque hanno qualità. E avevano anche giocatori freschi che potevano metterci in difficoltà sulle ripartenze. Noi dovevamo essere più attenti sulle preventive per non prendere transizioni che come è avvenuto hanno permesso a Rimini di fare il secondo e il terzo gol nel recupero. Le partite a volte sono equilibrate, a volte vanno a ondate. Nei momenti in cui noi siamo nella metà campo avversaria dobbiamo cercare di finalizzare e a volte oggi non è successo e quindi il risultato è figlio di queste disattenzioni, ma di una mancanza di aggressività secondo me nel primo tempo dove ci ha tolto un po' di coraggio. Ecco, torno da te Donatella, perché il tecnico Rebuffi ha parlato soprattutto di una sconfitta, diciamo, che è arrivata per l'atteggiamento del primo tempo, anche se poi dopo, insomma, è stato proprio in avvio di ripresa che Rimini ha un po' serrato, se vogliamo, le fila, costruito due clamorose palle gol e poi sfruttato invece la terza con Gabbianelli. Sì, adesso, al di là di quello che dice l'allenatore dell'Alessandria, l'Alessandria è una squadra che su 5 partite ne aveva perse 4. Sì. E questo è un campionato che, cioè, è stranissimo, perché se te pensi alla Carrarese che parte fortissimo, poi perde con l'Alessandria, non so come abbia fatto l'Alessandria a fare 3 gol alla Carrarese, sarebbe da indagare. Però succedono delle cose in queste prime giornate che non ti aspetti. Forse è il primo campionato, vado così a memoria, dove ci sono dei risultati così imprevedibili. Pensiamo soltanto ai 5 gol che ha subito ieri la Reggiana dal Fiorenzuola. E quello è un risultato clamoroso, è stato il risultato clamoroso, insomma, di giornata. Però ce ne sono tanti di questi, sì, risultati. Sì. La Fermana che ne dà 4 a Cesena. Sì, sì, anche questo, insomma. Cioè, certo. Non, è un campionato, se vogliamo, strano da questo punto di vista. Però che l'Alessandria sia una squadra che a Rimini è venuta e ha mostrato delle fragilità e delle difficoltà, questo mi sembra chiaro. Poi magari l'allenatore si aspettava un atteggiamento un po' più aggressivo, però bisogna vedere anche poi se l'avversario che è davanti si fa imbrigliare. Io spero che Rimini abbia imparato in queste prime giornate a non farsi aggredire troppo, no? Perché è vero che l'avversario ti aggredisce, ma devi in qualche modo anche imparare ad aggirare quel tipo di aggressione. E l'Alessandria, che l'Alessandria peraltro non ha avuto, perché mi è sembrata tutto tranne che una squadra aggressiva. Beh no, indubbiamente, insomma, perché Rimini gliel'ha permesso, ma probabilmente anche proprio come atteggiamento non è stato, insomma, quello l'atteggiamento. Diciamo che il momento migliore è stato proprio quando c'è stato forse anche quel calo, forse anche fisico, da parte del Rimini, e poi chiaramente il palo ha fatto nascere anche magari anche un pochettino di paura di poter subire il pareggio in una partita comunque sul piano del gioco fino a quel momento dominata. Poi, insomma, con l'ingresso delle forze fresche alla fine è arrivato il risultato che secondo me è anche troppo pesante per l'Alessandria, sì, perché sì. Non era una partita da 3-0, no? No, assolutamente un risultato alla fine è troppo pesante, ma se te ci pensi, in queste prime 6 giornate Santini con i suoi gol spesso le chiude, perché se pensiamo alla partita con l'Entello, perlomeno fa soffrire un po' meno il Rimini alla fine. Adesso lì era il recupero, quindi si trattava di 5-6 minuti, però ammettiamolo, perché quando abbiamo visto quei 6 minuti di recupero, e voi eravate lì con me, abbiamo detto, oddio,
no? Beh, abbiamo sentito anche lo stadio rumoreggiare parecchio, cioè perché sono sei minuti, perché? E poi invece per fortuna che sono arrivati, perché così sono stati due gol di Santini, non uno ma due. Va bene, però diciamo che il nostro timore in quel momento di quei sei minuti di recupero era che potesse succedere altro. Noi non pensavamo ai due gol di Santini, cioè dobbiamo essere oggettivi, no? In quel momento dicevamo basta un minuto di recupero perché sennò sta partita va a finire male. Poi ci ha pensato Santini che in un momento in cui può fare tutto, io gli farei anche cambiare le lampadine a casa mia, ecco, cioè, glielo diciamo adesso quando no, lo vediamo se vuole. No, no, non pretendetemi, però è in quel momento che i giocatori è nel dopo, momento è nel momento, ecco, lampadina è nel, vabbè. Sì. E potrebbe, abbiamo fatto finta di, siamo andati avanti, non so se hai notato, ma siamo andati avanti, abbiamo ignorato questo. Abbiamo cercato di andare, di passare oltre. No, ormai non l'ho neanche sentito, ormai sono talmente abituata a sentirvi dire cose minchiate. Adesso anche durante la partita adesso, con la radiocronaca a tre voci. Però guarda che il momento della moda ha riscosso un successo incredibile. Picchi di ascolto notevoli, notevoli. Però, ma vedi, a volte basta poco. Basta. Ma non noi l'abbiamo in realtà, ma poco. Per me non mi sembra poco. Cioè, voglio dire, l'abbiamo rispolverato a grande richiesta. Perché... È certo. Infatti ci stavano seppellendo di mail, Donatella, per tornare a parlare delle calzature dei giocatori. No, perché adesso lo spieghiamo, perché insomma lui chiaramente essendo arrivato per sua fortuna solo adesso se ne va, ancora ci conosce, poco. Però noi tradizionalmente negli ultimi anni facendo radiocronache e telecronache abbiamo anche, soprattutto per le telecronache, abbiamo iniziato a fare anche la rubrica sul look, quindi sulle scarpe, perché poi gli altri sono tutti uguali, dei calciatori, insomma di voi calciatori che scendete in campo, perché poi insomma ci sono anche calzature adesso molto particolari. Ecco, adesso abbiamo allargato, su suggerimento di Baio, abbiamo allargato anche come sono vestiti i portieri, perché quando c'è qualche eccesso, diciamo così, noi lo sottolineiamo, look, insomma si nota. Ok, ieri era un caldo incredibile. C'era Marietta che aveva le calze, tipo calzamaglia, poi blu, pantalone grigio, il maglione blu, sembrava un metalmeccanico, sembrava Super Mario Bros, anche perché l'ho visto anche un po' infarcito, un po' appesantito. Ma però ha fatto anche nel primo tempo una bella parata su Vano, insomma. Marietta, insomma, ha lasciato un bel ricordo qui, indubbiamente. Allora, è arrivato il messaggio della tua fan. Avevo detto che sarebbe arrivato. E dice... Mary, sei bravissima, un saluto a Baio, la mamma. Ecco. Grazie Mario. Allora, dopo questo abbiamo, così non so se abbiamo messo tutto insieme, esatto, qua tutto questo momento molto bello, così dopo lo tagliamo dalle repliche, esatto, sì. E così dopo parliamo invece di calcio. Andiamo però prima da Ruggeri. Una storia cominciata nel 1937 con una piccola bottega di biciclette affacciata sul Corso d'Augusto. Oggi la nostra azienda è cresciuta assieme alla città, con due sedi sulla nuova circonvallazione, dove scegliere un'auto nuova Citroën o Kia o un'auto usata o seminuova. Un reparto è stato dedicato alla gamma premium, auto di prestigio recenti e a bassa percorrenza. Quello che è rimasto intatto è lo spirito antico basato sul rapporto personale e sul piacere di essere utili. Ruggeri, muove Rimini da 80 anni. Eccoci qua allora. Insomma, ci sono anche dei messaggi molto carini, insomma leggeteli perché passano, noi non li possiamo leggere tutti. Invece volevo chiederti, Nicolas, un po' anche un giudizio su questa giornata, perché abbiamo detto sicuramente il 5-0 del Fiorenzuola sulla Reggiana è il risultato che ha fatto più rumore, anche per le proporzioni di questo punteggio, e soprattutto perché insomma sappiamo la Reggiana essere una squadra, oltre che di blasone, anche costruita per fare molto bene in questo campionato. Allora possiamo intanto con la regia andare a vedere i risultati di questa giornata e commentarli insieme a te. C'è qualche altro risultato che ti ha sorpreso a parte questo? Che penso abbia sorpreso tutti, per quello dico. Poi magari non ti ha sorpreso. Questo qui della Reggiana sicuramente, perché la Reggiana è senza ombra di dubbio candidata numero uno, insieme a forse Cesena e Entella, a vincere il campionato. Quindi sicuramente il risultato, colpo d'occhio, incredibile. E poi gli altri risultati
diciamo che ci sono poche sorprese, nel senso che la Serie C è questa, che se tu puoi avere anche una squadra fortissima, ma se non prepari bene la partita e non l'affronti con l'atteggiamento giusto, io credo che si faccia fatica con qualunque squadra. Quindi la carta è una cosa e poi il campo è un'altra. Io penso questo. Beh, l'Ancona stesso... È Ancona che qui Rimini renderà visita proprio dopodomani. Ricordiamo tra l'altro domani mattina il pregare in diretta su Facebook Icaro Sport di mister Gabur alle 12.15. Insomma, Ancona che perde contro un'Aquila Montevarchi, fino a quel momento insomma, sicuramente protagonista di un campionato molto deficitario, è un'altra sorpresa di questa giornata indubbiamente. Anche, scusa Roberto, sì. Lentella che non vince con l'Imolese. Ecco, anche quello di fatti, anche quello. Ma guardando... Diciamo anche la vetta della classifica, no? Perché chiaramente insomma Siena e Gubbio sono anche squadre di comunque di nome, no? Di blasone. Insomma, però ci sono Siena, Gubbio a 14, poi Fiorenzuola, Carrarese Reggiana a 12, Rimini Lucchese a 10, 9 punti per la Vispesero, poi 8 Ancona, Cesena e Virtus Entella. Insomma, è una classifica. Chiaramente, insomma, dopo appena 6 giornate, non è che possiamo trarre dei giudizi perché è un po' troppo presto. Però è un po' anomala come classifica rispetto a quelli, Donatella, che erano i valori d'inizio campionato sulla carta, anche se ribadisco, insomma, ancora può essere tutto cambiato, no? Perché ancora siamo all'inizio di questo torneo. Vabbè, semplicemente perché ci sono due delle squadre che erano date per favorite che sono partite piano. Lentella e il Cesena stanno andando molto piano. Io non so se questo è il ritmo che avranno, perché se è il ritmo che avranno vuol dire che tutti avevamo sbagliato le previsioni estive, ma io non penso che possa essere così. Baio, ti aspettavi una classifica così in questo momento, anche se insomma, io lo dico, lo ribadisco, insomma, sono passate 6 giornate, quindi ancora qualche sorpresa però ci sta, no? Una buona partenza è un viatico importante se vuoi fare un campionato di alta classifica, perché poi recuperare punti a tante squadre è complicato. Se hai davanti una squadra che fa un po' la lepre, no? Siamo abituati anche alle sorprese, come può essere stata la Carrarese in queste primissime giornate, è un discorso, ma avere 7-8 squadre davanti comincia a essere già un cammino complicato per una squadra come il Cesena, in questo momento mi riferisco. La Reggiana ha fatto questo tonfo clamoroso, però mi ricordo il buon Bosco che diceva meglio 1-5-0 che 5-1-0, quindi potrebbe lo ricordava anche ieri allo stadio, ricorda Donatella. Allora, intanto è arrivato questo messaggio, ma noi più che dirlo e ribadirlo, insomma, che dopo 6 giornate la classifica è quella che è. Ci scrive questo amico da casa? Troppo presto parlare di classifica. Gente esperta come voi dovrebbe saperlo. E difatti, l'abbiamo detto e ribadito circa 25 volte, però va bene. I valori escono a gennaio, adesso solo i bollati. Solo sì, i bollati. Però diciamo che... dobbiamo aspettare fino a gennaio? Al momento... Sì. Al momento... Che noia! Io fino a gennaio, ma no, io gennaio il campionato lo voglio già vincere. Sapete addirittura, che io, no. Addirittura. No, adesso insomma diciamo che chiaramente è ancora presto, però insomma già qualche indicazione per questo avvio di torneo chiaramente viene data. Anche perché la prossima del Rimini sarà contro una delle due capoclassifica, Nicolas, perché domenica il Rimini andrà a far visita al Gubbio, tra l'altro ricordiamo alle 17.30, sempre con la diretta su Radio Icaro. Sì, sarà una partita molto difficile. Il Gubbio è una squadra quadrata. Penso abbiano tenuto parecchi giocatori dall'anno scorso, quindi forse anche rodata forse un po' più di noi, però hanno comunque un allenatore nuovo e sarà una partita da giocare a viso aperto, sicuramente difficile, complicata, ma come del resto tutte in Serie C, dai. Prima però ci sarà l'impegno di Coppa mercoledì ad Ancona. Infatti un amico da casa chiede perché dopo domani abbiamo l'Ancona, perché c'è la partita di Coppa. Perché c'è la Coppa Italia, sì. Sì, una partita anche quella da non sottovalutare, sicuramente come livello di partita è alto, l'Ancona anche essa è un'ottima squadra, quindi andremo ad Ancona per fare risultato, per andare avanti in Coppa, perché
Anche la Coppa è comunque un trofeo da provare a vincere, anche perché è sempre bello vincere, perché vincere aiuta a vincere, insomma. Certo. Donatella, ti aspetti un po' di turnover anche dopo le dichiarazioni già a caldo di mister Gaburro, che ha detto ci sono giocatori che hanno bisogno in questo momento di questa partita, insomma io mi aspetto parecchie rotazioni. Me lo chiedi perché sai che io sono la massima esperta di probabili, certo, di formazioni. Me lo chiedi. No, sicuramente. Cioè, penso che avranno spazio sia quei giocatori che hanno giocato meno in campionato, ma anche quei giocatori che hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe. Penso allo stesso Gigli, ma penso anche a giocatori che abbiamo effettivamente visto meno, anche se devo dire che in queste prime sei partite di campionato c'è stato parecchio turnover. Non è che abbiamo visto in campionato sempre gli stessi giocatori, quindi gli equilibri dei minutaggi in qualche modo sono stati soddisfatti anche dal campionato. Però la Coppa, per quanto sì, si giochi, adesso che interessi così il risultato finale in Coppa Italia, non lo so. Beh, c'è una discreta prospettiva però, uno scenario insomma abbastanza verosimile, perché se batti l'Ancona vai contro la vincente di Cesena-Fermana, che si gioca in partita secca a Cesena, mi pare, quindi cioè, il rischio di avere un altro derby, dici, solo per quello almeno potrebbe essere, beh sì, sicuramente potrebbe essere interessante. Allora, noi ricordiamo che anche quest'anno premieremo insieme ad Ottica Ferri il miglior biancorosso under di questa stagione, però dobbiamo ancora nominare invece l'MVP, altro concorso che riguarda invece tutti, non solo gli under, e lo scopriremo dopo però essere andati ad Ottica Ferri. A due passi da Rimini, a Ospedaletto di Coriano, puoi trovare l'Ottica Ferri, che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze. L'Ottica Ferri è da sempre vicina alla squadra biancorossa. Ti aspettiamo e forza Rimini! Allora andiamo con il nostro rapido sondaggio. Baio, parto da te. Migliore in campo? Tonelli. Donatella? Sono combattuta, lo sai? Questo giro sono veramente tra combattuta. Tra chi? No, allora, sicuramente tra Pietrangeli e Laverone sono i due giocatori che mi sono piaciuti di più. Però è chiaro che Santini ha segnato due gol, secondo me, bellissimi. Al di là di, no, che ti hanno sollevato da quei sei minuti pesanti finali, però due gol molto belli. Però questa volta dico Laverone. La Verona, i nostri amici da casa non me l'hanno citato. Addirittura. La Verona non ha preso voti. Sono non ha preso voti nonostante in effetti abbia fatto una buona prestazione. Però è chiaro che. Scusa, ha preso il mio che vale come 100, quindi. Ha preso il tuo che non hai votato però su News Rimini. Perché adesso ti dico il podio. Allora, innanzitutto si accomoda ai piedi del podio proprio Nicola Pietrangeli con l'11% dei voti. Quindi insomma è stata riconosciuta la sua ottima prestazione, del resto insomma ha fatto anche 2-3 anticipi davvero molto molto belli, spettacolari. 13% per Simone Tonelli, anche egli protagonista devo dire di una gran bella partita, e quindi sono concorde con Baio, sicuramente uno dei migliori. Però il secondo posto lo prende Gianmarco Gabbianelli con il 18% dei voti, autore del suo primo gol in biancorosso tra i professionisti, e 47% dei voti, quindi quasi uno su due dei votanti ha votato per Claudio Santini, perché chiaramente insomma la doppietta, poi la seconda doppietta in casa consecutiva che lo fa entrare anche nella storia, sicuramente hanno premiato Santini, mi sembra anche giusto insomma dopo una doppietta. Il vantaggio degli attaccanti rispetto ai difensori, no? Che magari fanno una gran bella partita, poi arriva l'attaccante, ti fa 2-3 gol e chi premi l'attaccante. Dico bene, Nicolas? Così tanto. Giusto, no? Giusto. È la storia del calcio. La vita del calcio. È la vita del calcio. La vita del difensore. è vero. La vita del difensore. Come ti stai trovando a Rimini, Nicolas? Bene, molto bene. Devo dire che è una città bella, si vive bene, si sta molto bene, c'è una qualità della vita alta, quindi mi sto trovando molto bene. Benissimo. Vignetta di Baio per chiudere il capitolo Alessandria, e poi ci tuffiamo subito perché qua gli impegni sono uno dietro l'altro. Ancona, ricordiamo, diretta alle 14.30 su Radio Icaro di mercoledì, e poi domenica diretta di Gubbio Rimini alle 17.30 sempre ovviamente su Radio Icaro. Ma eccola qua. Gabbia è ancora uno dei migliori.
Se gioca con la testa. Anche in senso fisico qui, eh? In senso fisico. Benissimo. Ti è piaciuta Donatella? Sì, sì. Bene, grazie. Inizio proprio da te, Donatella. Grazie. Grazie a voi. Appuntamento con te qui a Calcio.Basket lunedì prossimo. E grazie al nostro ospite, Nicola Salievi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Baio. Grazie a te, Roby. Buonasera. E adesso ti devo proprio ringraziare e salutare, invece, sì. Mary. Adesso ci salutiamo. Ci poi salutiamo. Non si sa se ci vediamo nel weekend. Ci vedremo, se sarà inviata da qualche parte, sicuramente. Sicuramente dopo questo ottimo esordio. E quindi poi la settimana prossima, invece, qui ci sarà Ilaria. Ma tra poco ci sarà un'altra Mora al tuo posto, la new entry. E lo scopriremo, l'abbiamo già annunciato, Gaia Panzeri, che inizierà proprio con la serata basket, diciamo la sua collaborazione con Calcio.Basket. Quindi abbiamo deciso di dare un volto anche per i messaggi degli amici da casa, sì, anche durante il basket. Quindi parleremo di questo esordio, purtroppo con sconfitta per quanto riguarda il campionato dei due di Riviera Banca Basket Rimini. Ma adesso, per chiudere il capitolo Rimini, andiamo a sentire Andrea Zaccagno, che non ha subito gol, Claudio Santini, che ha realizzato una doppietta da MVP, e Gianmarco Gabbianelli, che ha realizzato questo gol di testa, il suo secondo in carriera, il primo tra i professionisti con la maglia a scacchi. Quindi restate con noi dopo gara e poi grande serata basket. È stata una partita delicata, perché comunque arrivavamo da una sconfitta a Lucca dove eravamo tutti molto arrabbiati, perché sappiamo il nostro valore e sapevamo di dover portare a casa più punti, quindi vedevamo questa partita come una sorta di rivalsa e quindi sotto il punto di vista mentale è stata una partita molto delicata. È andata molto bene perché un 3-0 fa sempre piacere, oltretutto anche mantenendo la porta inviolata, e abbiamo comunque sofferto, ma siamo riusciti a fare le nostre cose fatte bene, a fare quello che il mister ci chiedeva, quindi siamo molto contenti e spero che sia, diciamo, un altro punto di partenza per riuscire a fare sempre più punti. Io penso, insomma, che anche il primo tempo abbiamo espresso un buon gioco. È normale che è sempre difficile sbloccare la partita, poi dopo averla sbloccata si trovano più spazi e si trovano più trame di gioco. Non ci siamo riusciti nel primo tempo, però non sempre è facile farlo e siamo stati bravi a rimanere nella partita, e negli spogliatoi nell'intervallo ci siamo detti che, insomma, ce l'avremmo fatta a sbloccare la partita. Poi dopo abbiamo sofferto un attimino, forse anche la stanchezza, abbiamo avuto un po' di calo fisico e poi per fortuna, insomma, l'abbiamo chiuso. Sicuramente sono in fiducia, sono sereno. E poi il gol è una conseguenza della prestazione, cerco sempre, insomma, il mio primo obiettivo è quello di aiutare la squadra. Poi in questo momento stanno venendo anche i gol e sono sicuramente felice di quello. Sono contento per appunto il primo gol con questa maglia tra i professionisti. È stato un gol che avrò fatto forse due volte nella mia carriera, quindi è stata diciamo fortuna, è stato bravo Simone, non so se lo darà a me oppure no, però e diciamo che è stato bravo a trovarmi lì, che non è il mio solito, dai, trovarmi in aria non riesco, cioè non vado proprio di mia spontanea volontà, perché appunto di testa non è il mio forte, quindi diciamo mi sono trovato lì quasi per caso.